Nel giorno 3 sono partito sempre dalla centrale della diga del Pan Perduto e da lì mi sono mosso percorrendo tutto il canale Villoresi, che non è un vero e proprio naviglio, non essendo in realtà navigabile. L'ho percorso fin dove ho potuto pagaiando, alcuni tratti invece sgonfiando il SAP e portandolo con la bicicletta pieghevole. E quando sono arrivato praticamente sull'Adda ho risalito la ciclabile che fiancheggia l'Adda e sono arrivato al naviglio di Paderno, che è il naviglio dove è più forte la traccia e la presenza di Leonardo da Vinci, dove ho poi navigato, sono stato il primo a navigare sul naviglio di Paderno nell'ultimo secolo praticamente, e abbiamo trascorso una notte fantastica in questo posto meraviglioso che è lo Stallazzo. Il canale Villoresi deve il suo nome ad Eugenio Villoresi, l'ingegnere che riuscì a risolvere la questione enorme del problema dell'irrigazione della pianura asciutta. È lungo 86 km e permise, 3 anni dopo la sua messa in funzione, di migliorare il rendimento agricolo di 100.000 ettari di terreno che passarono da mediocre ad eccellente. Purtroppo le numerose difficoltà di progettazione prima e di costruzione dopo non permisero ad Eugenio Villoresi di vedere il termine dei lavori, che vennero ultimati dal figlio.